Spesso, dopo aver fatto un video che magari riguarda un tema non descrittivo, cioè su un video che parla di un fiume, potrebbe essere abbastanza facile mettere l'immagine di un fiume, no? Ma magari volendo fare qualcosa che sviluppa un concetto, un'idea, dovendo poi metterci un'immagine per completare il video, si va in cerca di un'immagine che sia simbolica, cioè che riassuma in sé il contenuto di quel video. Allora si va su Google Immagini e si cerca, insomma, qualcosa. E lì compaiono tutta una serie di immagini che per lo più sono molto brutte. Brutte. Cos'è il brutto? Insomma, è il banale, è lo sceno, qualcosa che sta fuori dalla scena, che non ha spessore, che è volgare, perché non trasmette nulla, perché a volte provoca soltanto, ma non riassume, cioè non condensa dei concetti, dei valori. Allora si scorrono queste immagini e non si trova per lo più nulla. Personalmente, quando non trovo nulla così, vado a cercare nei quadri. È più difficile, ma spesso il dipinto è una cosa più interessante, più suggestiva. Oppure si cerca in una buona fotografia, quelle fotografie dei fotografi importanti, dei fotografi famosi, ma a volte non ci sono né una né l'altra. E allora è difficile trovare un'immagine, perché un'immagine bella ha immagini che contengono un contenuto simbolico, che rimandano, che aprono al mondo dei significati. La prima immagine che mi viene in mente, un'immagine che conosciamo tutti, perché è un'immagine tratta da un film, e questo film era Tempi moderni, che è uscito quando tutti si andava al cinema, e quindi più o meno tutti l'abbiamo vista. Questa immagine è quella che chiude Tempi moderni, no? Che adesso vi mostrerò, e che è l'immagine di una coppia che percorre una strada in cui c'è una prospettiva molto, molto chiara, molto bella, no? Con un punto di fuga alla fine, illuminata dal sole, un orizzonte, insomma, che non sappiamo se è al tramonto o all'alba, ma probabilmente al tramonto, perché c'è una lunga ombra che va poi alle spalle dei due che camminano verso questo punto di fuga, quindi questa strada aperta, deserta, loro possono camminare in mezzo alla strada, quindi sono i padroni della strada. Escono da un mondo complesso, che è quello un po' anche delle macchine, degli uomini, della città, dei problemi, no? E finalmente loro due, tenendosi per mano, camminando insieme, vanno verso un punto che è il punto un po' dell'avvenire, no? Il punto del futuro, uno spazio aperto che si apre davanti a loro, no? Non sappiamo dove andranno, però vediamo una direzione chiara. Quindi c'è una direzione. Quindi un'immagine che richiama, che possiamo inserire o in qualsiasi discorso, possiamo dire che ci può riassumere qualsiasi discorso che riguarda una prospettiva di vita insieme, di volontà di uscire dal banale, dal condizionato, e che presuppone la visione di un futuro, di un punto che non sarà un punto di arrivo, ma di nuovamente un punto di partenza, ma comunque una direzione. Il bisogno di
di solitudine, di libertà, di spazio. L'andare, il camminare, non il stare fermo, quindi l'aprirsi al mondo. La luce, il sole, qualcosa che, con cui siamo in contatto, spazio aperto. Tutte cose, no? Che sentiamo, no? Che sono presenti nella vita. Il racconto che ho provato a simbolizzare invece suicidi, no? Che invece presuppone una chiusura al mondo, cioè presuppone qualcosa che, questo racconto di Guy de Maupassant, no? Presuppone un qualcosa che si chiude al mondo, il fatto di non trovare più una prospettiva, in cui viene meno qualcosa. In quel racconto viene meno, per esempio, la possibilità di una dimensione a due. E non vedere più un futuro arrivati a una certa età in una situazione di solitudine, e quindi la paura di affrontare questo futuro, che è quello dell'abbandono, della malattia, della sofferenza possibile, della nostalgia, del peso dei ricordi, no? Questo cassetto, queste lettere, no? Che lui trova e che gli fanno sentire il peso dello stato presente, no? Come si è sbriciolato il suo passato, no? In quelle lettere. E allora che immagine trovare, no? Un'immagine, secondo me, che richiama molto la prima. Però, cosa c'è di diverso? Cioè che in questa immagine, che ho messo in questo video, a simbolizzare questo video, cioè questo racconto di Guy de Maupassant, è un'immagine che contiene la stessa visione di prospettiva. Non è una strada, ma è uno stadio che è visto in senso prospettico, quindi con un punto di fuga finale, una specie di strada al centro, nella parte bassa dell'immagine. Invece che due che camminano per mano, in qualche modo, no? E che si fanno compagnia, che è il superamento dell'uno, no? Per arrivare al due, della solitudine, no? Il superamento dell'esistenza piatta, no? Che non si apre al mondo. In primo piano, invece che questa coppia che si tiene per mano, che va verso il sole, c'è questa prospettiva che però non prosegue verso un punto luminoso, non contiene persone, uomini, donne, e invece in primo piano c'è un cancello chiuso, c'è un qualcosa che rende non più percorribile quella strada. Quindi non c'è prospettiva. Cioè c'è una prospettiva, ma l'uomo non si può inserire nell'immagine prospettica, perché quel cancello è chiuso, quindi perché non può entrare in quella strada, in quella piattaforma che va verso il punto di fuga. Gli ha precluso, gli ha sbarrata quella strada, non sappiamo perché. E allora in questo senso siamo di fronte a una sensazione di chiusura, di uno spazio negato. Lo spazio c'è, ma è inaccessibile. Non possiamo entrare. E non sappiamo se non possiamo entrare perché non siamo capaci di entrare o perché proprio quel cancello non ci permette di entrare. Allora, quando si chiude il mondo, non c'è spazio, o lo si intravede, ma non è più accessibile per noi, al di fuori di noi stessi. Non c'è più qualcuno che ti tenga per mano. A quel punto il mondo è chiuso e a quel punto una prospettiva possibile che Guy de Maupassant ci ricorda è quella che lui ci descrive in quel video. Ecco allora la scelta dell'immagine, che non è un'immagine che per esempio ho trovato in rete, ma è un'immagine che viene da una fotografia.
Importanza dell'immagine, contenuto simbolico. Ecco perché tante immagini sono brutte. Perché non fanno intravedere niente al di là della mera rappresentazione di se stesse. Un saluto.